Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Non avete tanta voglia di cucinare? Avete voglia comunque di mangiare qualcosa di gustoso? Vi diamo noi la ricetta giusta. Oggi prepareremo il pesto di melanzane. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono una melanzana grande, viola, del peso complessivo di circa 500 grammi, uno spicchio d'aglio piccolo o mezzo spicchio d'aglio grande, 40 g di formaggio grattugiato, 40 g di mandorle, basilico a volontà, olio, sale, pepe bianco o pepe nero a piacere. Preriscaldate il forno a 200 gradi, mettiamoci subito a prepararla. Mentre il forno si sta preriscaldando a 200 gradi, prendete la melanzana, con una forchetta bucatela tutto attorno, dalla punta alla base. Fatela cuocere per 45 minuti e ci vediamo dopo. Dopo 45 minuti questo è il risultato che otteniamo. Lo lasciate intiepidire per un'abbondante mezz'oretta. Ora dobbiamo andare a tagliarla, rimuovere la buccia esterna e la polpa, trasferirla in una ciotola. Io mi sono munita di un coltello, ma anche con le mani si fa molto 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 facilmente. Questa è la polpa ottenuta. Una volta rimossa la buccia, l'ho tagliata in pezzi più piccoli per poterla poi frullare, che come vedete ho già preparato accanto a me un frullatore immersione. Ora il gioco è veramente semplicissimo, non resta che andare ad aggiungere tutti gli altri ingredienti, partendo dal formaggio. L'aglio lo taglio in pezzettini più piccoli, le mandorle, il basilico, spezzettatelo pure con le mani. Inizio ad aggiungere un pizzico di sale e mi regolo poi man mano, e del pepe bianco, se volete anche a piacere del pepe nero va più che bene. Con un frullatore immersione ora, e aggiungendo olio extravergine d'oliva, mi raccomando quello buono, a filo, inizio a frullare tutto. Ve l'ho detto, no, che sarebbe stata una ricetta veloce, facilissima e troppo troppo buona? Eccoci qui, il nostro pesto di melanzane è pronto per essere utilizzato. Potete condirci delle bruschette, utilizzarle per un pinsimonio o anche per condire una pasta. Io non l'ho regolato neanche di sale alla fine perché era perfetto. Non vedo l'ora di utilizzarlo e di andare a gustarmi queste prelibatezze. Ci vediamo domenica prossima. Non perdetevi tutte le altre buonissime ricette presenti sul canale YouTube di Cucina con Agnese. E io vado a gustarmi questa nuovissima ricetta. A domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.